L'edizione 2015 della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in programma fino al 22 settembre, è dedicata alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema della sostenibilità della mobilità urbana, si è aperta stamattina nella stazione Università della linea 1 della metropolitana di Napoli, con la presentazione dei servizi di Moovit, l'applicazione per Android, Windows ed Apple che il Comune di Napoli, ANM e CTP hanno adottato sia per la sua funzione di programmazione del trasporto urbano più veloce, sia per comunicare con gli utenti. Noi abbiamo già l'app disponibile in 58 paesi, 600 città e abbiamo già 22 milioni di utenti al mondo. Prima da noi aspettiamo di offrire un prodotto che sia utilizzato dagli utenti finali qua a Napoli e che tutti questi utenti si potrebbero soddisfare di questo prodotto. Loro potrebbero avere la possibilità di usare un'app di maniera gratuita, la potrebbero pure usare e potrebbero trovare tutte le diverse possibilità per arrivare a qualsiasi posto dentro la città di Napoli. Moovit ci ha chiesto se intendevamo partecipare a questo progetto. Napoli è una città, è un sito che interessa tantissimo. E anche la rinomanza che abbiamo ora a livello internazionale con sempre maggior numero di turisti che vengono da fuori, è chiaro che l'interesse è stato reciproco. Moovit ha 20 milioni di utenti in tutto il mondo e dialoga in 38 lingue con tutti gli utenti, quindi è un'applicazione che può servire sia all'utente napoletano, all'utente cittadino, ma anche al turista che viene da fuori e che vuole utilizzare i mezzi di trasporto pubblico della nostra città, perciò l'applicazione è importante. È chiaro che una delle azioni di supporto ad incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale, quindi la mobilità sostenibile in città. In realtà in questi 4 anni abbiamo aperto 2 stazioni, stiamo procedendo della metropolitana linea 1, stiamo procedendo con i lavori della metropolitana che poi arriveranno fino a Capodichino, la ANM è partita con un bando di gara per acquistare 20 nuovi autobus, siamo all'interno di un progetto Pon Metro che ci consentirà, spero a breve, di avere i finanziamenti per comprare altri 60 autobus, quindi a rinnovare il 50% e più della flotta degli autobus. È partita la gara, come voi sapete, per l'acquisto dei treni di metropolitana linea 1. Penso che l'ultimo acquisto è stato fatto negli anni 90, inizi 20 anni 90, e l'ultima consegna nel 2005. Insomma, tutte attività.